Marina La Rosa, il mio matrimonio è finito. Ero arrivata a pesare 47 kg. Marina La Rosa, ex GF della prima storica edizione del reality in onda nel 2000 nonché ex naufraga dell'Isola dei Famosi. In un'intervista a Key Magazine conferma per la prima volta pubblicamente la fine del suo matrimonio con l'avvocato Guido Bellitti, dalla quale ha avuto due figli: Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011. Le nozze erano state celebrate il 18 settembre 2010, a Teano. I primi indizi di una forte crisi coniugale si erano fatti strada a fine 2020. Marina, però, non aveva né confermato né smentito la notizia, preferendo rinviare ogni commento relativo alla sua situazione sentimentale. A distanza di un anno, spiega che l'unione con Guido è andata in frantumi, il matrimonio non c'è più. La 44enne siciliana ha raccontato che erano ormai due anni che il legame con l'avvocato vacillava. Un periodo tosto, segnato anche da un forte dimagrimento, con quei maledetti haters del web a infierire. Ero arrivata a 47 kg e lì mi sono detta basta, spiega Key Magazine. Marina sottolinea che la difficoltà più grande è stata quella di riconoscere a se stessa che il capolinea sentimentale era ormai giunto. Dopo un lungo periodo di crisi di coppia, la nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d'anni. Altra difficoltà è stata quella di immaginare di mettere un punto definitivo a una storia che, fino ad allora, aveva anche ricamato un futuro insieme a Guido. Ma se da un lato un punto corrisponde a una fine, dall'altro c'è sempre un nuovo inizio, riflette La Rosa. Ma quando è stata messa l'ultima e definitiva pietra sulla love story? La scorsa estate, risponde, aggiungendo che nel suo caso non c'è stata alcuna scena da film, da tragedia, fatta di inseguimenti, pianti, passioni e struggimenti vari. La tragedia evidenzia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli. L'ex GFina assicura che grazie alla serenità che c'è stata nella separazione, Gabriele e Andrea Renato si sono adattati in fretta alla nuova situazione familiare. Quando Marina dice che non c'è stata tragedia, non significa che non abbia sofferto. Anzi, il dolore c'è stato, perché quando un matrimonio finisce perdono entrambi gli ex coniugi quel futuro dipinto assieme, di colpo, bisogna ridefinirlo singolarmente. Il problema non è riconducibile solo alla fine dell'amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Marina La Rosa: non sono pronta a rimettermi in gioco con gli uomini, non accetto miracoli. Quando le si chiede se sarebbe pronta a rimettersi in gioco, chiude la porta. E lo fa in modo perentorio. Non sottolinea, la storia più importante l'ho avuta con il padre dei miei figli e poi ho una considerazione troppo bassa dell'uomo di oggi. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli. Marina è ripartita, nonostante tutto e tutti, facendo della solitudine un punto a proprio favore e non una croce. La solitudine è l'attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori, rivolto ai miei figli e agli amici. 2. Beautiful Taylor torna, ma rischia la vita, la minaccia è pesante. Taylor Hayes farà presto ufficialmente il suo ritorno nella trama di Beautiful. Le anticipazioni americane fanno sapere che proprio in questi giorni il pubblico in America la vedrà tornare in scena.
ma attenzione perché la madre di Steffa e Thomas sarà in realtà in serio pericolo. Al momento, sua figlia sta lottando contro Sheila Carter. Quest'ultima è pronta a tutto pur di avere un rapporto con il figlio ritrovato, John Finnegan, attuale marito di Steffa. Il ritorno della temutissima Dark Lady e quello di Dea con Sarpe stanno indubbiamente creando un po' di caos tra le coppie. Mentre Finn vorrebbe conoscere meglio sua mamma, ma non lo fa per rispettare il volere di Steffa. Hope non ascolta nessuno e introduce Deacon nella sua vita. Questo crea un'aria di crisi per Ridge e Brooke. Intanto, vedendo il suo alleato fare progressi, Sheila si dice sconvolta poiché ancora non è riuscita a instaurare un rapporto con Finn. Non crede che Steffa abbia il diritto di tagliarla fuori così. Ed ecco che a questo punto, discutendo con Deacon della situazione, Sheila minaccia di uccidere Taylor. La Carter ha sempre dimostrato di essere disposta a fare qualsiasi cosa pur di ottenere i suoi obiettivi. Nel suo mirino finiscono inevitabilmente sia Taylor che Steffa. Ma anche lei dovrebbe fare attenzione, perché la Hayes non ha alcuna intenzione di lasciare che sua figlia finisca tra le sue grinfie, dunque farà di tutto per proteggerla. Inoltre, Sheila dimostra una certa gelosia per la vicinanza che ora c'è tra Deacon e Brooke. Addirittura, secondo le anticipazioni americane, tenta di sedurre Sarpe, senza ottenere il risultato sperato. Infatti, il padre di Hope non è interessato ad avere un rapporto passionale con lei. Quando viene respinta, tenta di convincere Deacon che stava solo scherzando. Sheila non crede che Brooke cadrà di nuovo nella tentazione, sebbene attualmente sia in crisi con Ridge. Nel frattempo Steffa complica ancora di più la situazione, cercando di convincere suo padre a dare una svolta alla sua vita. Secondo la giovane Forrester, Brooke potrebbe non essere la donna giusta per lui. Non solo, parlando con Thomas, la stilista pensa a quanto possa essere difficile per Taylor vedere Ridge e Brooke insieme. Tutto questo preannuncia l'epico ritorno dell'Hayes, che dovrà stare molto attenta alle prossime mosse di Sheila. Già in passato, le due si sono ritrovarono l'una contro l'altra. La Carter provò a ucciderla, sparando contro lei e Brooke. Inoltre, Sheila dimostra una certa gelosia per la vicinanza che ora c'è tra Deacon e Brooke. Addirittura, secondo le anticipazioni americane, tenta di sedurre Sarpe, senza ottenere il risultato sperato. Infatti, il padre di Hope non è interessato ad avere un rapporto passionale con lei. Quando viene respinta, tenta di convincere Deacon che stava solo scherzando. Sheila non crede che Brooke cadrà di nuovo nella tentazione, sebbene attualmente sia in crisi con Ridge. Nel frattempo Steffa complica ancora di più la situazione, cercando di convincere suo padre a dare una svolta alla sua vita. Secondo la giovane Forrester, Brooke potrebbe non essere la donna giusta per lui. Non solo, parlando con Thomas, la stilista pensa a quanto possa essere difficile per Taylor vedere Ridge e Brooke insieme. Tutto questo preannuncia l'epico ritorno dell'Hayes, che dovrà stare molto attenta alle prossime mosse di Sheila. Già in passato, le due si sono ritrovarono l'una contro l'altra. La Carter provò a ucciderla, sparando contro lei e Brooke.